Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, siamo arrivati a Staranzano e vi portiamo a conoscere questa realtà, la Cuccia ODV, perché fanno un lavoro meraviglioso, ci sono tanti cani da salvare e tanti gatti da salvare, devono essere adottati, ma adesso entriamo subito. Siamo all'interno della Cuccia ODV con Laura. Laura, fate un lavoro pazzesco, posso dirlo? Sì, un lavoro pazzesco è in effetti la definizione corretta. Siamo un rifugio che accoglie cani e gatti che non hanno un padrone, non per forza abbandonati, ma che non hanno un padrone, e ci occupiamo del loro reinserimento in famiglia con un percorso di riabilitazione. Infatti ho fatto prima uno stand up, si chiama così in gergo, no? Ho anticipato il nostro arrivo qui alla Cuccia e ho detto ci sono tanti cani da salvare, tanti gatti da salvare. Solitamente si usa adottiamoli, sì, ma qua è un po' diverso perché sono cani che hanno bisogno di un percorso prima di andare in casa delle famiglie, insomma, quindi dobbiamo salvarli a tutti gli effetti. Sì, infatti sono per il 99%, diciamo proprio 99% cani che hanno già un'esperienza in casa e più che altro cani che sono stati gestiti non nella maniera corretta, per cui arriva a un certo punto in cui la famiglia non riesce più a gestirli e si rivolge alle strutture per poterli levare dalla famiglia perché non più in grado. E questo è un problema perché innanzitutto adottare un cane, già nel suo termine adottare c'è insito il per sempre e qua c'è già un fallimento alla base nel significato, e in più ci arrivano cani che hanno del percorso da fare, non arrivano pronti per una nuova famiglia, sono da riabilitare. Nella maggior parte dei casi ci riusciamo. In alcuni è molto molto dura, molto molto lunga, mai impossibile. Eh sì, infatti come state notando dietro alle nostre spalle ce n'è già uno che sta ronzando intorno a noi, però se notate è anche bello tranquillo, cioè a tutti gli effetti. Intanto come si chiama lui e soprattutto quanto tempo è qui da voi? Allora, lui si chiama Devil, è stato un abbandono tra virgolette perché sappiamo benissimo chi è il proprietario, è stato abbandonato in autostrada malgrado appunto microchip e quindi siamo risaliti a chi, mai più richiesto, e quindi un abbandono a tutti gli effetti. Devil ha 8 anni, è arrivato, diciamo che non era così tranquillo, lo è diventato. È un cane che ha bisogno di un po' di tempo per acquistare fiducia, tempo per fidarsi e per affezionarsi. Di solito lui con gli sconosciuti mostra indifferenza, una volta che invece ha iniziato il percorso con persone che comunque piano piano l'hanno conosciuto e lui ha conosciuto loro, ecco che invece si dimostra per quello che è, un cane fantastico. Ma adesso lui è pronto per essere adottato o no? Allora, è pronto, lui è pronto per essere adottato. Abile arruolato, David! Sei abile arruolato, amore! C'è da dire che comunque non è che arriva la persona e noi diamo il cane in macchina. Vieni qui, sali in macchina e siamo a posto. No, aspetta un secondo, andiamo a vedere dove abiti. Ma neanche tanto quello. C'è un percorso di conoscenza. Certo. Con lui si tratta proprio di un percorso di conoscenza. Un preaffidamento proprio. Sì, la persona viene qua un po' di volte, conosce il cane si deve fidare di lui, lui si deve fidare del cane, certo. Per cui poi quando vanno via sono una coppia. Certo. Ecco, è questo che succede nel percorso di adozione. Quando invece ci sono casi più impegnativi, allora il percorso riguarda anche proprio una questione di insegnamento nella gestione. Con lui invece sarebbe un percorso di conoscenza.
Ok, quindi ragazzi e ragazze, famiglie, mi raccomando, ci sono tanti bei cagnoloni qua dentro pronti per essere adottati. C'è un percorso da fare, come giusto che sia, e un affiancamento. Lui merita, lui veramente merita, è proprio bello bello. Io pensate che quando l'ho visto la prima volta ho detto cacchio si può dire, è un cucciolotto, e lui ha detto in realtà c'ha 8 anni, beh dai, è un bel cucciolotto ancora, ha tutto il tempo ancora per poter vivere serenamente la sua vita e far godere dei momenti meravigliosi con la famiglia, ok? Andiamo a vedere anche gli altri, fra poco? Certo, eh? E ne abbiamo. Qui abbiamo tutti i cucciolini. Allora, mentre sui cani, diciamo, l'abbandono in Friuli Venezia Giulia non è più un fenomeno presente o quasi, sui gatti la situazione è molto diversa. L'abbandono è all'ordine del giorno. Questi cuccioletti sono stati abbandonati davanti al cancello in un trasportino aperto. C'è una roba da matti. Sì. Il turno da noi inizia alle 8 meno 10, siamo arrivati, la prima cosa che abbiamo visto è questo trasportino aperto senza niente dentro con del cibo fuori, no? E uno pensa, boh, cosa ci sarà stato dentro? Bene, a quel punto ci siamo messi alla ricerca e abbiamo trovato questi 6 cuccioli in giro per i rovi, erano nascosti tra i rovi. Adesso qui invece andiamo a vedere l'oasi, giusto? L'oasi più grande. Vai, prego, prego. Prima le donne. Però dobbiamo dare... c'è la bussola apposta. Io entro. Tu rimani fuori e arriva dopo. Ciao. Vai, ciao. Questa invece, Laura, che sì. Zona è? Allora, questa è la zona dei sani. Qua arrivano i gatti che dalle degenze non siamo riusciti a far adottare e quindi sostano per un tempo un pochino più lungo in questa stanza, hanno fuori il giardino, insomma, comunque è una zona per loro più adatta rispetto a una stanza. Certo. E certamente devono rassegnarsi alla convivenza perché sono in tanti. Tutti adottabilissimi, tutti sani, tutti bellissimi, aspettano padrone più dei cuccioli addirittura, perché cuccioli più o meno li prendono tutti. Invece i gatti dai 2 anni in su, diciamo che abbiamo più difficoltà a farli adottare, e poi sono fantastici, si conosce già tutti i loro pregi e difetti, per cui anche un inserimento in casa è più facile. Certo, in realtà. Certo, certo. Guardalo qua, ciao patato! Ma guarda quanto siamo belli! Giulio, qui invece alle nostre spalle, e adesso vediamo che vengono anche un po' avanti, abbiamo altri 2 splendidi esemplari, davvero veramente meravigliosi. Hanno una storia, ognuno di loro ovviamente, e tu hai un ruolo veramente importante qua dentro, eh? Sì, sono educatore, faccio il volontario qui in Cuccia. E, il ruolo è quello di riuscire a individuare il percorso più adatto per rafforzare le caratteristiche di questi cani e renderli più velocemente possibili adottabili. Qui abbiamo un simil pastore tedesco, Rai, una femmina, e abbiamo Otis, che è un bretto, giovanissimo, ha 1 anno, e lei arriva da una famiglia,
che non riusciva più a tenerli, mentre lui arriva da un allevamento, non è riuscito a trovare una casa, una famiglia e è vissuto i primi mesi con pochissime esperienze. Quindi il nostro compito qui è di fornire tutto quel bagaglio esperienziale necessario per riuscire a renderlo, a elevare le sue capacità. Allora, io ho due domande da farti. Mi gioco la prima carta. Allora, fuori dalle telecamere mi avete raccontato un po' la storia di ognuno di loro. Mi ha colpito particolarmente quella del pastore tedesco. E intanto quanti anni ha? Raya ha, se non sbaglio, 9 anni. E adesso è soggetto a un tumore, purtroppo abbiamo scoperto questo tumore ai polmoni, però lei adesso se la vive ancora bene, perché logicamente loro non sanno, non sentono il male, e noi vorremmo tanto riuscire a farla vivere gli ultimi periodi, gli ultimi mesi, gli ultimi anni fuori da qui, insomma, in una casa dove riceva il giusto affetto che ha bisogno. Ma si sa già quanto tempo potrà avere o no? Dipende un poco, sì, qualche, secondo me non arriva all'anno, insomma, qualche mese. A vederla così non si direbbe, esatto, perché è veramente vivace. Lei è entrata qui insieme con il suo fratellone, un altro pastore tedesco un po' più grosso, e aveva, per così dire, subito questa convivenza forzata, quindi per un periodo non riusciva più a stare con gli altri cani. Invece oggi la vediamo interagire con Otis, è un cagnolino irruento, molto poco esperto con le cane femmine, però grazie a lei hanno trovato entrambi un equilibrio. Anche qui lo diciamo e lo continueremo a dire, diamo la possibilità di vivere a loro un po' di tempo, insomma, soprattutto il tempo che rimane a lei di vita in una famiglia che la possa accogliere nel miglior modo possibile. Anche l'altro è una bella teppa però, eh? L'altro è tremendino, è un po' pazzo perché è un scalatore, lui vorrebbe fuggire da qualsiasi recinzione. Però devo dire che in questi mesi l'ho visto cambiare molto. Noi stiamo lavorando con lui sull'autoregolazione emotiva, sull'autocontrollo, sulla socializzazione, perché arrivando da un allevamento dove viveva pochissimo al di fuori del recinto, della gabbia, indubbiamente, gli è mancata tutta una serie di esperienze, proprio esperienze a livello sociale. Certo. E quindi sia con gli esseri umani, con noi. Non ha ovviamente problemi di nessun tipo di reattività, di aggressività, sono cani estremamente buoni, fin troppo buoni. E adesso sta iniziando a regolarsi e a autocontrollarsi veramente bene, cioè io sto vedendo ottimi risultati con lui. Lui invece è Tommy. Tommy, sì. Un cagnolino bellissimo, però qualche problema, ha 9 anni e diciamo ha vissuto veramente chiuso in casa per tantissimo tempo. È arrivato qui da poco, lo stiamo appena valutando, però vediamo che ha effettivamente, da come si muove, si vede che ha un po' di ansia, un po' di timidezza nei confronti dell'umano. Quindi sarà pronto anche lui per essere adottato, eh? Presto pronto, dobbiamo essere veloci perché comunque ha già 9 anni. Però sicuramente in questo caso ci sarà bisogno di un percorso insieme con la famiglia adottante di avvicinamento, sicuramente. Ok, quindi quando sarà pronto, ragazzi, mandateci una comunicazione che noi andiamo a condividere per dare spazio alla nuova famiglia, alla nuova vita. Senz'altro, grazie mille. Di nulla. Quindi chiudiamo qui il servizio, vi facciamo i complimenti per ciò che voi state facendo. Grazie. Veramente vi meritate tutto quanto e fate un lavoro meraviglioso, un lavoro proprio veramente con il cuore, e si vede veramente. Tanta pulizia, e anche questo è un altro dato di fatto. Silenzio, anche questo è un altro dato di fatto. Quindi tanto veramente di merito a voi e ci vediamo al prossimo servizio, ragazzi. Andiamo avanti, sempre avanti.